Diamo il benvenuto a tutti voi qui presenti, a quelli che ci seguiranno via streaming, in internet. Questo incontro su un tema che di per sé ha una capienza enorme, la cultura dell'accoglienza. Mi permetterei di dire che è la vocazione fondamentale che Dio ci ha dato fin dall'inizio. Quando troviamo quella frase che Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Il nostro Dio è una comunione di amore e la nostra prima caratteristica dovrebbe essere questa. La fase che stiamo vivendo, questa pandemia, ci ha messi davanti a delle crisi molto forti, ci ha fatto prendere coscienza di come su quelli che sono dei temi fondamentali del nostro incontrarci, dell'essere umano capace di creare un cammino di solidarietà, di venire incontro in modo particolare alle persone più fragili. E noi invece ci siamo resi conto, chi non l'aveva ancora capito, che stiamo costruendo un cammino che forse ci sta portando esattamente al contrario, dove, come ripete spesso Papa Francesco, molti rischiano di diventare semplicemente uno scarto nella società. Ecco, poi vogliamo riflettere in modo particolare in questi due mezzi giornate di incontro, un po' su quelle che sono appunto le conseguenze di questa pandemia e le tante domande che ci pone, portando magari l'attenzione su uno degli aspetti che è venuto fuori più forte riguardo alla fragilità, le persone anziane, i malati gravi, che sono appunto quelli più facilmente da eliminare perché sono un peso per la società. Ecco, noi vogliamo aiutarci a capire. Dobbiamo, possiamo fare qualcosa, che cosa insieme anche come cristiani, per portare delle risposte, per trovare un modo che sia veramente più umano, più fraterno, più di comunione, non soltanto nella pandemia, ma in quello che è il cammino di una umanità, dove appunto il Papa Francesco nell'ultima sua enciclica, Fratelli Tutti, ci puntualizza tanti aspetti che dobbiamo ritrovare non soltanto all'interno di un cammino di fede, ma per una autentica umanità, come diceva il Papa Giovanni Paolo II, per una vera civiltà dell'amore. Iniziamo questo nostro incontro invitando il nostro Vescovo, Monsignor Enrico Selmi, a dirci due parole di apertura prima di passare poi agli altri temi che affronteremo. Eccoci, buona giornata a tutti. Mi permetto alcune note. Innanzitutto saluto voi tutti che siete qui. Abbiamo il piacere di avere il signor Sindaco tra noi e di avere persone, autorità accademiche, persone di rilievo della cultura medica cittadina e nazionale. Io ringrazio per la scelta di Palma di questo convegno in sinergia, svolto in sinergia tra l'Ufficio Nazionale della Pastorale della Salute e il nostro ufficio diocesano. Parma, una città e un territorio che ha patito la pandemia e che tuttora, come del resto tutto il paese, si misura con questo dolorosissimo fenomeno. È un convegno, il nostro, che tratta delle realtà, della realtà nella quale viviamo tutti. Ci misuriamo con la cronica, con la cronaca, e una cronaca che rischia di essere drammatica se non vedi il concorso, l'intervento positivo di tutti. La comunità, primo punto, la comunità ha bisogno della comunità per guarire. Gli specialisti rappresentano la punta di un impegno
che deve essere comunitario. Parliamo di scelte responsabili di un'intera popolazione e del valore sociale e sanitario di opzioni ed atti personali. È la forma concreta nell'oggi per creare coesione sociale e difesa delle fasce deboli. Secondo, salendo e selezionando questo impegno, vediamo le forze del volontariato e dell'assistenza di vicinato insieme a chi cura a domicilio o in ospedale la persona ammalata. La cura è un atto sempre sistemico. Raccoglie il mondo dell'ammalato, in particolare la famiglia, e la cerchia ristretta di chi affronta con quella persona ammalata la malattia. Terzo, i mesi che abbiamo passato hanno ribadito il valore di questa sinergia comunitaria e hanno segnato questi mesi anche di cicatrici, a volte profonde, il corpo sociale. Si pongono domande nella certezza che ognuno ha fatto quanto poteva e l'ha fatto anche in modo eroico, andando anche oltre il dovuto impegno professionale. Ma comunque dobbiamo porci domande urgenti perché gli scenari si stanno ripresentando. La prima domanda: la cura della persona ammalata nella propria casa. Ad una richiesta non si può rispondere con un protocollo o una raccomandazione. Occorre esserci. La telemedicina non si improvvisa, ma alle spalle un percorso che allena questo sistema, a questo rapporto sulla certezza di una fiducia tessuta bene tra paziente, famiglia e personale sanitario. Abbiamo esempi fulgidi di medici che hanno curato e anche sprovvisti del necessario equipaggiamento o in una fase ancora oscura hanno pagato con la malattia e con la morte questo impegno. Proprio quella che potremmo chiamare la formazione sanitaria, l'iniezione sociale, di una popolazione è un presidio fondamentale per la salute di tutti. Non solo non va data per scontata, ma deve essere in permanente crescita. Anche e soprattutto se tocca stili di vita e sfiora, perché a volte sfiora soltanto, la nostra libertà, chiedendo una rimodulazione che non ne intacca la sua essenza e il suo esercizio. Esserci ed educare hanno un grande valore per vincere questa pandemia. Seconda domanda. La domanda interpella le scelte sui modelli di sanità ed anche sull'uso e impiego delle risorse pubbliche che non possono mai essere distratte dalla sanità, dall'istruzione e dalla sicurezza, dalla sanità, dalla scuola e dalla sicurezza. Tre S che vanno sempre insieme. Se si scindono, se ne vedono i risultati negativi. C'è stato un grande sforzo per correre ai ripari e le ingenti risorse offerte attendono di essere impegnate con scelte assolutamente disinteressate su una base programmatica per il bene della salute di tutti. L'auspicio che non si debba mai arrivare a scegliere per altre ragioni che non siano di carattere terapeutico e non ci si debba mai basare su chi curare, su scelte di altro genere. Per questo occorre avere a disposizione mezzi adeguati, sinergie sempre più sviluppate e disponibili. Terza domanda. La cura della persona malata in ospedale ha visto un impegno totale e pieno del personale sanitario su un'onda che è montata paurosamente e all'improvviso, cogliendo, penso, i più di sorpresa. L'ospedale delle eccellenze
e della tecnologia raffinata, quali sono tante, ma anche il nostro, ha riavvertito il valore fondamentale dell'umano, espresso nell'impegno generoso, instancabile di tanti. Ma anche l'ospedale è e resta comunità, non solo tra il personale sanitario, ma con la città, le famiglie, perché chi viene ammalato è persona, chi viene all'ospedale ammalato è persona e nello stesso tempo è famiglia ed è città. Lì, all'ospedale, porta in sé, in un qualche modo chiede che siano con lui nella malattia e nella cura. Non è stato possibile. E allora il personale sanitario ha cercato, qui dico gloriosamente, di essere o supplire a tutto questo, di essere verso gli ammalati una rete di relazione e la propria famiglia. Ha cercato di sopperire ad una solitudine che è letale. È stato il soffrire e il morire senza la famiglia e il conforto dell'assistenza religiosa. Non uso immagini forti che tanti familiari, sia pure gratissimi al personale sanitario, mi hanno trasmesso. Occorre trovare le forme per un contatto con la famiglia che non può venire meno. La tecnologia può aiutare e così pure la creatività che anche in questo convegno può emergere, non fosse altro nello scambio di esperienze. Altra penultima domanda. Un tema particolare è l'assistenza religiosa che di fatto, se non in pochissimi casi e per via graziosa, eccezionale è stata concessa. Questo mi ha indotto a chiedere al personale sanitario, facendo leva sulla fede di chi l'aveva e sul valore morale di stare accanto e di curare l'intera persona, assecondando la manifesta fisionomia religiosa del paziente. Fare appello ai medici e ai sanitari, alla loro fede e comunque al valore deontologico di stare accanto alla persona, cogliendovi e assecondando la propria vita spirituale. Per questo sarò sempre grato a loro e alla direzione sanitaria e all'ordine dei medici che sono stati i veicoli di questa mia attenzione, che si è concretata nell'offrire kit da offrire ai malati, preghiere per accompagnare i moribondi e via di questo genere. Ma ora vedo la necessità di un passo avanti, consentire ai cappellani e alle persone dedite all'assistenza spirituale di entrare nei reparti e non solo Covid, entrare nei reparti formati e attrezzati di quanto necessita per non infettare e infettarsi e istruiti a seguire precisi protocolli. È un apporto ai malati ed è al contempo una vicinanza a chi li cura e alle loro famiglie. Ultima domanda. Casa, ospedale, case di riposo. La domanda è aperta. Come proteggere chi è fragile in primo luogo di relazioni familiari, amicali, come un anziano a rischio di solitudine anche in una casa protetta? Mentre si ripropone il tema dell'assistenza religiosa anche per loro, molti dei quali sono più coscienti di altri di essere alle porte del Regno dei Cieli. Mentre ci poniamo ancora questo tema, è evidente il rischio di una solitudine che è maligna, portatrice di patologie ulteriori, che fa ammalare e morire. Un'ultima osservazione. Sono partito dalla comunità civile, dall'intera comunità. Finisco con la comunità cristiana, chiamata ad un ministero particolare in questa situazione pandemica. In primo luogo, la preghiera che è anche coesione sociale. E qui ho il piacere di avere Federico. Insieme abbiamo avuto questi alcuni momenti che hanno significato, credo, per la città
momenti significativi, nel senso che abbiamo espresso per loro e per tutti un momento di coesione. La carità nelle mille sfaccettature, e qua penso, una domanda nella domanda, agli invisibili che riemergono nel momento della pandemia, che sono riemersi e che chiedono anche loro una forma di accompagnamento diagnostico e terapeutico, senza dimora, senza casa o con luoghi dove l'entrare e l'uscire diventa sempre più problematico. La testimonianza di un modo di essere e di porsi che deve essere esemplare. La Chiesa deve essere questo. Io dico che il posto più sicuro, oltre il municipio logicamente, sono le Chiese. Perché se andate a messa siete marcati a uomo, come era nella vecchia Inter, che marcava un uomo col libero, ecco. No, nel senso che ci vuole, però deve essere esemplare questo. Io stesso quando celebro pretendo che chi accanto a me mi stia 2 metri, ma ancora di più, lo sforzo di una riflessione che proponga un'antropologia personalista, che possa essere confrontata con tutti, senza mettere in difficoltà nessuno, facendo appello inizialmente alla realtà che viene dalla fede, una antropologia personalista. Forse possiamo trovare l'amara sorpresa di visioni antropologiche che non hanno la persona come fine e che vivono dell'alternanza di principi scelti di volta in volta come assoluti a discapito di una visione organica e piena della persona umana. Questo confronto è importante ed è anche una sfida non piccola, anzi centrale, per definire modi e forme di approccio e di contrasto, di approccio tra di noi e di contrasto a questa pandemia, che non rende migliore il mondo di per sé, ma che lo mette alle corde, o meglio lo spinge, accelerando verso decisioni fondamentali che saranno tali anche dopo la scoperta auspicata del vaccino, che dovrebbe, come voi dite voi, eminenti sanitari, porre fine a questa pandemia. Vi ringrazio. Grande grazie al nostro Vescovo. Abbiamo ascoltato la parola dalla parte della fede, ascoltiamo anche la parola dalla parte della politica, del nostro sindaco. Se c'è qualche cosa che giustamente la politica riscopre in questa situazione, è quello che veniva già detto fin dall'antica Grecia, il prendersi veramente cura della città, e una civiltà manifesta la sua verità, la sua grandezza nella misura in cui comincia in questo prendersi cura non dai più forti, ma soprattutto dai più piccoli, dai più fragili. Lasciamo la parola al nostro sindaco Pizzarotti. Intanto vi ringrazio dell'invito, per noi è un orgoglio come città la possibilità di avere questo tipo di conferenze così lontane dai luoghi abituali romani e essersi portate, diciamo, nella periferia in un anno che doveva essere un anno straordinario, sicuramente di riflessioni ben diverse da quelle che ci accompagnano oggi rispetto al virus, rispetto alla tenuta della società. Io ho ascoltato con grande interesse quello che ha detto il nostro Vescovo, con cui, come lui ha detto, abbiamo fatto diverse iniziative che dessero un'immagine sostanziale, non un'immagine fittizia, unitaria della città in un momento di grande difficoltà, in cui non si poteva raggiungere nessuno. Oggi siamo in una situazione ben diversa, e dico sempre, speriamo si mantenga almeno così, perché poi andare peggio si fa sempre in tempo, ma tendiamo a dimenticarci subito, purtroppo, le difficoltà che attraversiamo. Da una parte è un grande... un grande vantaggio di lasciarci alle spalle i momenti difficili, dall'altra è venuta meno un po', secondo me, il tempo della riflessione, perché a valle di una difficoltà ci deve essere il tempo dell'elaborazione di questa difficoltà per
per saperla superare dal punto di vista anche interiore, cosa che la nostra società fa sempre più fatica a fare. Ha fatto bene, nel senso, concordo sul tema degli ultimi degli invisibili. Io in tanti mesi, per vicissitudini personali di ospedale, se voi girate l'ospedale vedete quanti senza tetto, quante persone in difficoltà abitano, soprattutto di sera, i vari padiglioni degli ospedali, cercando di, come dire, di non dar fastidio, di non essere esclusi e mandati via, ma che ovviamente trovano un riparo caldo, protetto, e che comunque nel momento del bisogno sei già in ospedale. Ma è un fenomeno che se tu non ti avvicini in determinati orari con una determinata frequenza all'ospedale tu non cogli. E questo è solamente un esempio per dire di quanto questa pandemia, visto che la tematica di oggi era l'accoglienza, che aveva tutt'altra focalizzazione e obiettivo prima di questo tipo di pandemia, oggi può essere vista anche come l'accoglienza delle fasce più deboli, che non sono solamente, come si diceva, quelle più colpite anche dal virus, ma io attendo di capire alla fine dell'anno, sulla base insomma degli ammortizzatori sociali, di come andrà l'economia, di quante famiglie entreranno in una difficoltà fin peggiore di quella che insomma abbiamo vissuto durante il lockdown. Quindi penso che il lavoro da fare, e qua mi permetto diciamo di correggere vagamente, non è tanto il mondo della politica, quando fai il sindaco è più l'amministrazione, quindi la gestione delle quotidiane tribolazioni, in cui se vogliamo la politica dal punto di vista negativo, in questo senso nazionale, in cui serve fare sensazionalismo, la mascherina sì, la mascherina no, il virus non esiste, il virus, il sangue autoimmune, cioè tutte queste cose più propagandistiche che pratiche, vengono lasciate in seconda linea per affrontare i problemi reali, quindi cercare di incontrare le famiglie, venire incontro ai loro bisogni, cercare di andare a aiutare le associazioni che in questi mesi hanno fatto un grande lavoro, sia sanitarie che, come dire, la Caritas, tutte quelle associazioni che si occupano di difficoltà. E quindi in questi mesi c'è stato molto da lavorare e probabilmente ancora ce ne sarà da fare nei prossimi. Quindi la trasformazione di quello che è il concetto di accoglienza, che prima era visto solo come un tema, diciamo, delle persone che arrivano sul nostro territorio, da qualunque paese arrivino, oggi è visto anche come dire, l'accoglienza delle nostre difficoltà, che sono ben convinto non sono terminate oggi, non che ieri non ce ne fossero, ma oggi sicuramente abbiamo un bisogno in più di essere responsabili, di essere persone, tornando al tema, pacate, che lavorano cercando di risolvere problemi, non di crearne, che già questo tante volte in politica è già un lavoro mezzo fatto. Quindi io vi ringrazio nuovamente di essere qui, delle riflessioni che porterete nella nostra città che ha cercato in questi anni di fare un percorso di riflessione su tanti temi. Quello dell'accoglienza ci vedeva sicuramente molto favorevoli anche nell'elaborazione. Io sono stato ospite in Vaticano nel 2016, vado a memoria, proprio per una tematica, un dibattito tra sindaci italiani e del mondo sul tema dell'accoglienza, quando era il momento in cui arrivavano più persone sul nostro territorio, c'era stata sicuramente una reazione spropositata di tutti i territori dal punto di vista anche qui, diciamo, politico. Invece sul nostro territorio penso sia stato fatto un grande lavoro, una percezione secondo me diversa da altri territori, pur senza non vedere le criticità date anche da strumenti. Abbiamo avuto percorsi di tante associazioni locali virtuosissimi dal punto di vista dell'accoglienza, delle modalità dell'accoglienza, che poi sono stati stroncati dal cambio delle norme. Oggi queste norme sono state modificate, insomma vedremo come riprendere questo percorso, ma al di là di questo il parlarne aiuta sempre a comprendere meglio il meccanismo e a comprendere meglio come risolvere il problema delle persone, perché alla fine, come diceva il Vescovo, il tema sono le persone con tutte le loro sfaccettature, le loro difficoltà, le loro inclinazioni religiose, ma la loro voglia di stare all'interno della comunità, e noi questo dobbiamo saper tutelare. Io vi ringrazio e mi scuso sempre anticipatamente, io ci tenevo a fare questi saluti e li ho incastrati in mezzo a due cose, però era secondo noi un'occasione straordinaria di, come dire, di riflessione sul nostro territorio. Grazie mille. Certo, grazie a lei. Adesso possiamo dire che entriamo più direttamente
sul tema che stiamo affrontando e cercando di vivere insieme al meglio, questo della pandemia. Invitiamo il professor Marcello Maggio, che è direttore della clinica geriatrica azienda ospedaliera universitaria di Parma, autore di tanti articoli su prestigiose riviste scientifiche, coautore delle recenti linee guida europee nel campo della nutrizione in geriatria, responsabile scientifico di numerosi progetti nazionali e internazionali. Ci parlerà appunto sull'impatto della pandemia sulla popolazione italiana e la misura del disagio che stiamo vivendo. A lei, professore. Grazie al moderatore, grazie soprattutto alla diocesi, alla pastorale, a Sua Eccellenza Monsignor Vescovo, il Vescovo Enrico Solmi, alla pastorale nazionale della salute per questa possibilità di una testimonianza in aggiunta a quella che abbiamo già fatto e di cui ancora ringrazio il Vescovo qualche mese fa. Quando si inizia a parlare di si fa una presentazione, di solito è abituale fare o descrivere i propri conflitti di interesse. Intanto nella mia presentazione ho voluto riprodurre due quadri diversi. Uno è quello del buon samaritano sulla sinistra in alto e l'altro è un'immagine di Enea che fugge da Troia in fiamme sostenendo il papà padre Anchise. Queste sono due immagini diverse ma che testimoniano una comune matrice. Il mio conflitto di interesse è questo. Io sono stato un paziente Covid che ha lavorato, una volta guarito ovviamente, seguendo tutti i protocolli, e continua a lavorare in un padiglione Covid. E di solito si fa anche un outline, cioè quello che si vuole spiegare. E io cerco di spiegare in breve quello che sono i trend di questo fenomeno, sia passato che futuro, purtroppo anche presente, spiegando che è una patologia non solo virale ma multisistemica che richiede un intervento e una collaborazione multiprofessionale. È una risposta, quella che è stata la risposta italiana al Covid-19, è il Covid come momento di sfide ma anche di opportunità. Tutto è iniziato il 21 febbraio 2020 con i primi casi importati di due soggetti cinesi. È il primo paziente italiano che aveva questa SARS-CoV-2, questa distress syndrome a livello polmonare. E in quei giorni le domande anamnestiche erano due. Sei stato in Cina? Sei di Codogno? Sei andato a ballare a Codogno? E in ospedale ci prendevano un po' in giro perché indossavamo la mascherina, quindi dicevamo che non eravamo a carnevale, il carnevale era passato da poco. E ci dicevano non create panico, buttate quelle mascherine, che adesso lo vedo. Voi tutti indossati. Ma il problema è iniziato qualche mese prima. Questo è un caso particolare di un nostro collega che già nel dicembre 2019 aveva dei sintomi gastrointestinali, una asteria marcata, e quindi più tardi ad aprile con i test rapidi che abbiamo fatto individuavamo da delle immunoglobuline G a sinistra e poi dopo qualche mese questa IgG, questa banda dell'immunoglobulina, risposta anticorpale che sfumava. Quindi è un mese, cominciava qualche mese prima. E ci confrontavamo con la Cina, perché la Cina era il nostro punto di riferimento, e gli italiani che si ammalavano, un po' più anziani rispetto ai cinesi, erano quello che si dicevano, affetti da multimorbidità. L'età mediana dei pazienti che si ammalavano era circa 60 anni, e continua a essere, ma di chi muore è di 80 anni. E quindi già questo ci introduce all'argomento. La curva purtroppo non si arresta. Se il 13 di aprile la curva aveva raggiunto il suo massimo e il suo apice, l'età mediana di questi soggetti va riducendosi, man mano che ci avviciniamo ad agosto, 17 agosto, si ammalano pazienti più giovani, ma questa curva sta continuando a crescere. E ricrescere di questa curva significa che i pazienti più fragili, più vulnerabili, ne patiscono le conseguenze. Ne hanno già patite le conseguenze. I morti sono stati più di 36.000 al momento. E il numero assoluto ha riguardato la fascia di età dai 60 anni in poi. Vedete che in verde ci sono tutti il numero complessivo, ma chi è morto di più sono soprattutto il sesso più forte, o meglio, più debole, cioè gli uomini.
e le donne sono morte di più dopo 90 anni, ma questo è un effetto della sopravvivenza. Di solito le donne sopravvivono circa 4 anni e mezzo più degli uomini in Italia. Chi è che ha patito le conseguenze? Soprattutto le regioni del nord, la Lombardia, l'Emilia-Romagna, il Piemonte. Questi sono morti circa il 70% dei morti che abbiamo avuto si riferiscono a questi tre campioni. Vedete, questa è un'immagine tratta dall'Istituto Superiore della Sanità e si riferisce a 35.500 morti, adesso avete, sono 36.008. Ma quello che è successo è che il 10 marzo c'è stato il lockdown e il lockdown ha prodotto delle conseguenze significative in termini di riduzione dell'epidemiologia. Il 10 marzo è iniziato, il 18 marzo è terminato il lockdown. Vedete come la curva sta ancora ricrescendo e ci sono stati circa 72.000 casi negli ultimi 30 giorni e 2.400 circa hanno riguardato gli operatori sanitari. Un signor Vescovo ha parlato del derby, non ha parlato dell'Inter, quindi del derby domani. Beh, gli assembramenti sportivi sono stati tra le cause che hanno determinato il propagarsi. Il 19 febbraio 2020 50.000 spettatori assistevano a Atalanta-Valencia. La Lombardia è stata la regione più colpita. Il 18 giugno a Napoli, ovviamente senza mascherine, festeggiavano la Coppa Italia. La Campania è la regione più colpita. La Spezia, 20 agosto 2020, festeggiamenti per la Spezia in Serie A, finalmente, per la prima volta. L'ospedale di Spezia è stato tempestato da ricoveri per Covid-19. L'ospedale non è stato meno. Questa è una ricostruzione di quella che è stata un'infezione in l'ospedale Sant'Agostino del Dalman in Sudafrica. Da un singolo paziente contagiato si sono determinate 119 infezioni e 15 morti. E le considerazioni che fa questa autrice è questo: l'elevato tasso di componenti dello staff positivo, 80 su 119 casi, suggerisce che questi sono importanti drivers, conduttori, e che lo screening periodico dello staff è misura essenziale per fermare la diffusione. Dobbiamo partire da noi, l'ospedale come luogo di cura e non di trasmissione. C'è anche la temperatura come elemento importante. Questo è uno studio interessantissimo che dice sostanzialmente questo, che l'influenza del fattore temperatura, se c'è un incremento di un grado centigrado, si associa a una riduzione del 3% di nuovi casi e dell'1-2% di nuove morti. Quindi più si abbassa la temperatura, indipendentemente dalle misure cautelative che noi adottiamo, il rischio aumenta e aumenta anche con l'umidità. Quali sono le più comuni patologie osservate in questi pazienti? Sono soprattutto patologie cardiovascolari, ipertensione nel 66% dei casi, diabete, ma anche la demenza e insufficienza renale cronica. La maggior parte di chi è affetto da Covid ha tre o più patologie, nel 63%. E questo score, che è stato creato dai colleghi di Firenze, che ha identificato come predittore di mortalità di chi accedeva in pronto soccorso nei reparti, non solo il numero di patologie, tre o più, ma anche la funzione respiratoria, la creatinina, la funzionalità renale e il numero di piastrine. Noi adesso attraverso questo score possiamo predire, se un numero è superiore a 14, qual è il rischio di mortalità sostanziale nei pazienti che arrivano in ospedale. Ma la multimorbidità cresce con l'età, quindi si raggiunge l'80% in coloro che hanno circa 75-80 anni. Multimorbidità significa coesistenza di due o più patologie croniche. In Emilia-Romagna noi abbiamo 1 milione di soggetti con multimorbidità e 610.000 che fanno 5 o più farmaci. Ma la medicina attuale, di adesso, sostanziale, non si concentra sulla multimorbidità, si concentra sulle singole patologie, senza mettere insieme le morbidità del soggetto. Per cui il paziente, con l'immagine singola, fatto di grandi integrazioni tra le patologie, viene perso. E questo porta a una frammentazione delle cure e dei servizi. In questo lavoro abbiamo voluto elencare la nostra esperienza. È stata un'esperienza umana, clinica, un'esperienza etica. Siamo partiti a ragionare, mentre io malato a casa e altri lavoravano in trincea, nella caposala, tutt'oggi mi rimprovera di questo, che si osservavano attraverso le immagini di due centri, l'ospedale Sacco di Milano e l'ospedale di Bergamo, Paolo Giovanni XXIII, hanno fatto le autopsie. Le autopsie in Italia erano vietate, però in quel momento si facevano e c'erano dei dati ancora preliminari e avevano riscontrato, vedete quell'immagine verde, delle formazioni microtrombotiche
a livello dei vasi polmonari, perché quello che verrà scatenato è una risposta di tipo infiammatorio trombotico. E questo ha costituito per noi un elemento di grande illuminazione, perché non era soltanto una malattia virale, era una malattia virale nella fase 1, ma quando si scatenava la risposta dell'ospite, quindi la fase 2, la fase 3, allora interessava il polmone, ma interessava l'infiammazione, come una reazione di rigetto nei confronti del tessuto trapiantato. E poi diventa una reazione trombotica. E da qui le implicazioni terapeutiche sono semplici, perché se c'è una risposta infiammatoria, dobbiamo utilizzare farmaci antinfiammatori, il principe del cortisonico. Se è una risposta vascolare trombotica, dobbiamo scoagulare il soggetto, perché altrimenti quel soggetto muore per morte improvvisa dall'embolia polmonare. Queste nostre intuizioni, qualche mese dopo, si sono tradotte in elementi importanti, perché è vero, il desametasone, che è il principale farmaco antinfiammatorio dei cortisonici, riduce del 35% la mortalità dei soggetti, perché questi soggetti arrivano a una fase già avanzata di patologia. Però ci sono gli anziani. Gli anziani non hanno solo febbre, dispnea, tosse, diarrea, hanno anche una presentazione atipica dei sintomi. E questi sintomi possono essere uno stato confusionale, sintomi neurologici. Gli anziani sono particolari. Non esiste la geriatria per caso, esiste perché una disciplina che si occupa di questa fascia specifica. E allora noi basiamo le nostre conoscenze sul mondo che non è quello reale. Noi studiamo i sessantenni, i cinquantenni, quelli più giovani, e testiamo i farmaci su questi soggetti. Tralasciamo la fetta più importante, che è il mondo rosso, che è il mondo reale. Per cui quando studiamo i vaccini, per esempio, i vaccini non vengono mai testati sui soggetti anziani. Anche il vaccino Covid non fa eccezione. Il 100% i soggetti anziani, il 100% dei vaccini esclude i soggetti anziani. Per cui quando noi andremo a sperimentare i vaccini su questa popolazione, non avremo alcuna informazione su quelli che sono gli effetti collaterali in pazienti con multimorbidità, in pazienti che presentano anche polifarmacoterapia. Per cui, come dice un articolo uscito ieri sul Nature, dice esattamente questo: nessun vaccino sarà efficace nella popolazione anziana come nel soggetto giovane, ponendo un grandissimo punto interrogativo, perché il sistema immunitario del soggetto anziano è un sistema immunitario completamente inefficiente rispetto al soggetto adulto. E una risposta anticorpale non sarà la stessa in un anziano rispetto al giovane. E i farmaci che noi abbiamo utilizzato, li abbiamo utilizzati in modo improprio, perché abbiamo generato con farmaci antidiarroici, con farmaci antivirali, abbiamo diminuito il potassio, abbiamo aumentato il QTC a livello elettrocardiografico, generando spesse volte, per nostra colpa, una morte improvvisa del soggetto. Noi abbiamo dato tutti i nostri suggerimenti durante la pandemia a 1 milione di italiani pensionati, mentre io ero ammalato e i miei colleghi stavano lavorando, perché volevamo mantenere un contatto diretto con la popolazione, perché noi collaboriamo da tempo con lo studio Sprint, con la Coldiretti, che si chiama Coldiretti per sempre, a testimoniare questa longevità di questa popolazione. Stai a casa, sì, e mantieniti attivo, ma se sei a casa ma inizi a star male, devi andare in ospedale, perché altrimenti è troppo tardi. Chi chiamare? Quali sono i sintomi? I consigli nutrizionali? Il Covid fornisce delle sfide e delle opportunità. La sfida è che un diritto costituzionale è equilibrio, dice il nostro Presidente del Consiglio. E mai come in questa stagione sono in gioco il diritto alla vita e alla salute, che sono presupposto del godimento di un altro diritto. Le scelte, per quanto tragiche, diventano obbligate. Però, ahimè, prima del Presidente del Consiglio, e indipendentemente dal colore dei governi precedenti, la fotografia dei posti letto in ospedale è la seguente: una drastica riduzione in Italia dal 2010 ai giorni nostri. Una riduzione drastica che ovviamente predilige quelli che sono le fasce più deboli della popolazione e i paesi che hanno un reddito inferiore. Per cui laddove ci sono paesi più industrializzati e con un reddito medio dei cittadini più alto, il numero di posti letto è superiore, sia quelli ordinari, sia quelli in terapia intensiva. Il numero di medici si è ridotto, ancora di più il numero degli infermieri in Italia rispetto alla media dei paesi europei.
è aumentata sì l'assistenza territoriale, ma è aumentato il livello, il divario di risorse tra nord e sud. Quello che abbiamo capito in termini di opportunità è che questo Covid è una malattia multisistemica e allora richiede un approccio che deve essere necessariamente multiprofessionale. Ci sono gli esperti in malattie infettive, terapia intensiva, pneumologi, geriatri, medicina interna. Devono tutti collaborare, ma presentano punti in comune e punti in disaccordo. Quello che non dovrebbe mai mancare per la popolazione anziana è un approccio olistico, multidimensionale, che guarda al paziente nella sua totalità e non alla sua malattia. È una sfida di dimensioni etiche, perché questa è la tempesta del Covid. È questo che l'Università di Parma ha riprodotto in un ammirabile webinar del 10 giugno 2020. Perché l'ageismo, che è un concetto che se pensavamo riguardasse solo i paesi del nord Europa, riguarda anche l'Italia e ha riguardato anche le decisioni da prendere. E allora e mi piace sottolineare questo motto che non solo i Black Lives Matter, ma anche gli old, la vita degli anziani conta, non solo quelli dei ragazzi di colore, e su questo sono assolutamente concorde. Perché il documento della Società Italiana di Anestesia e Ipertensione, Anestesia e Rianimazione, diceva, quando si allocava il trattamento durante l'inizio della pandemia, menzionava la parola età in due paragrafi critici. Il primo diceva, ci sarebbe bisogno di porre un limite di età sui criteri di ammissione alla terapia intensiva per risparmiare risorse che potrebbero essere estremamente scarse, che quelli hanno in primis la più alta percentuale di sopravvivere. La presenza di multimorbidità deve essere tenuta in considerazione in aggiunta all'età per la possibilità di alta probabilità di consumo di risorse nel caso di soggetti con severa comorbidità. Scotomizzando un aspetto estremamente importante da un punto di vista clinico-epidemiologico, che non è tanto la multimorbidità, ma è la disabilità, un predittore più importante di mortalità nel soggetto anziano. Ma ogni vita umana, il 10 marzo 2020, sosteneva il Movimento per la Vita, anche la più fragile e prossima al suo compimento, merita sempre rispetto e protezione, senza discriminazione in termini di valore. Guarire è speranza e curare è missione, e questa è la nostra missione. La soluzione non è sacrificare gli anziani, questo dice la Società Italiana di Geriatria. La scelta non può mai essere basata sull'età, sul numero di patologie, su una valutazione multidimensionale, olistica, che tenga conto dello stato di salute complessivo, fisico e cognitivo precedente l'infezione. Altrimenti ci troviamo di fronte a delle scelte da fare. Chi salvare? Un criminale o un gentleman di specchiata moralità? Un anziano senza parole o un giovane genitore? Un cittadino che paga le tasse o un dichiarato evasore? Uno scienziato o un comune cittadino? Chi si è malato per salvare altri pazienti o che invece per mancanza di precauzioni? Dice il professor Cucuracchi. E riprendendo il Movimento per la Vita, il Samaritano Bonus recita così. Bisogna prendersi cura del prossimo, il cuore che vede del samaritano, perché la vita umana è un sacro inviolabile. L'insegnamento del Magistero vieta l'eutanasia e il suicidio assistito. Ma bisogna soprattutto prendersi cura di chi cura. Prendersi cura di chi cura, perché la tecnologia medica non è fine a se stessa, ma ci vogliono dei valori che determinano la tecnologia. E allora bisogna parlare di comunità sanante piuttosto che di soggetto che cura. Abbiamo bisogno di prenderci cura di noi stessi, noi medici, ed essere comunità sanante. Allora tutte le strutture assistenziali ospedaliere devono essere ispirate alla devozione e alla cura della fragilità e della multimorbidità. Ogni soggetto, medico, infermiere, familiare, chi si prende cura del malato di porsi di fronte a un bene fondamentale e inalienabile, qual è la persona umana, non può mai scavalcare il limite, altrimenti si tratta di chi non pretende di impossessarsi della realtà della vita. Riconoscere l'impossibilità di guarire non significa la fine dell'agire medico e infermieristico. Bisogna esercitare la responsabilità nei confronti della persona malata fino alla fine. Perché questo è importante? Perché, come dice il Samaritanus Bonus, il volere il bene del samaritano
lo si fa col prossimo e con l'uomo ferito, non a parole né con la lingua, ma con i fatti e nelle verità. E rimarca il Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti: vivere indifferenti davanti al dolore non è una scelta possibile. Questo ci deve fare indignare, fino a farci scendere dalla nostra serenità. E allora non bisogna essere solo coach virtuali, tecnologici, che usiamo gli schermi, che usiamo i video. Bisogna essere coach reali, mirando alla tecnologia che ci ha occultato e ci continua a farlo, ma anche nutrire, idratare, stimolare l'attività fisica, stimolare l'intervento psicologico, perché il 75% di queste RSA in Italia ha beneficiato di questo servizio. E come dice questa giovane infermiera presente oggi in sala dell'unità di clinica geriatrica, a volte non si è preparati a affrontare questo problema. Io per primo non lo ero. In un pomeriggio un reparto di degenza è diventato reparto Covid il 4 marzo. Abbiamo visto tanti papà, mamme, nonne catapultate in un inferno esploso all'improvviso. Giornate lunghe, cariche di speranza da tenere vive, di parole da ascoltare, di mani da stringere. In TV ci hanno battezzato eroi, ma non ci siamo mai sentiti tali. Abbiamo fatto solo il nostro lavoro. Non è stato semplice assistere i pazienti in fin di vita, ma ce l'abbiamo messa tutta. Ci siamo aiutati come una famiglia. Chi era di riposo cucinava per chi smontava il turno e lo faceva con sorrisi che nascondevano l'ansia di non fare abbastanza. Abbiamo fatto abbastanza, è il mio punto interrogativo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice di sì. Dice che noi abbiamo fatto abbastanza. Ha celebrato l'Italia. L'Italia è stata celebrata e questo è un documento che dice: abbiamo fronteggiato l'epidemia. L'abbiamo fronteggiato in modo egregio, perché noi tutti abbiamo fronteggiato questa epidemia come se fossimo il primo paese europeo che l'abbiamo fatto. E questo è un elemento importantissimo da specificare. Ma cos'è che è mancato nel fronteggiare questa epidemia? E questa è la domanda che ci poniamo. E soprattutto, cosa significa, cosa ha significato stare a casa? Il messaggio che il presidente Conte a un certo punto con cui invitava tutti gli italiani. Ecco, soprattutto quello che io dico, che cosa si può fare dopo? What next? Non è più necessario, sufficiente mettere una pezza. Se si mette una pezza il ponte cade. E la solidarietà a volte non è sufficiente, è un elemento importante, ma non sufficiente. E allora, se questo non è sufficiente, devono essere necessari, o erano forse necessari, ci troviamo adesso di nuovo a fronteggiare, interventi strutturali. E la ricostruzione, quando avviene, siamo molto bravi, ma è molto costosa. Io resto a casa significa distanza sociale, quindi significa prevenzione dell'infezione, ma significa anche isolamento sociale, ciò significa declino fisico e psicocognitivo. E allora, se cresce il contagio, bisogna proteggere gli anziani. L'età media sta di nuovo aumentando. Il virus ha ricominciato a colpire gli anziani perché i giovani non sono stati responsabili. Dice Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione sanitaria, c'è un po' di trasmissione intrafamiliare, cioè l'infezione passa dai più giovani alle persone più anziane. Questo spiega un aumento lento ma graduale nell'ospedalizzazione. Quindi noi dobbiamo essere da un lato bravi, responsabili ad usare la tecnologia a prevenire le infezioni, ma dall'altro non dobbiamo ignorare il dialogo intergenerazionale, perché questo dialogo significa trasmissione di valori, significa assistenza per i più deboli. Dobbiamo essere bravi in questo equilibrio. Io resto a casa, che era il motto del presidente Conte, non significa ritardare, ma ottimizzare il tempo di ospedalizzazione, perché altrimenti si arriva troppo tardi e non si può essere salvati. Il Covid-19, l'infezione da Covid, è un elemento che genererà una marea di nuovi disabili, perché la curva verso il basso nella soglia di disabilità la fa raggiungere in modo molto più accentuato. E vedete che gli anziani, fortunatamente, non sono tutti disabili, sono robusti e sono fragili, ma il Covid-19 è una malattia multisistemica che anche tra i più giovani produrrà disabilità. E se produce disabilità, questo è un fenomeno che già in Italia coinvolge circa 3 milioni di abitanti,
3 milioni di anziani oggi non sono dipendenti nell'attività elementare di vita quotidiana, più dell'intera città di Roma. Stimolare l'autonomia a domicilio. Ma voi sapete qual è il rapporto potenziale supporto in Italia? Non è di 12 o di 13 come in Africa, è di 1 a 1. C'è un soggetto di età tra i 14 e tra i 18 e i 64 anni di sesso femminile che può accudire un soggetto anziano non autosufficiente. Se questo lavora significa zero, cioè l'anziano è solo anche a casa a gestire la sua non autosufficienza. E le badanti, che sono già più di 800.000, saranno sempre meno, perché saranno sempre meno invogliati a fare dei viaggi, perché significa trasmissione del virus, eccetera. In RSA, qualora si perde la disabilità, ma sapete il numero di morti che ci sono stati? Più di 9.000, soprattutto in Lombardia e in Piemonte, ma in Emilia Romagna non è stata meno. Ecco perché forse 16 esperti sono presieduti, una commissione presieduta da Monsignor Paglia è stata coniata, è stata fondata per attenzionare questo problema. Mi approssimo alla fine. Se il Covid-19 insorge, il declino funzionale aumenta. E i punti critici da affrontare sono questi. Seguire i pazienti anche nel post-Covid, non solo dal punto di vista polmonare. Oggi a Parma c'è un protocollo che prevede un mese un controllo TAC, prove di funzionalità respiratoria. Significa attenzionare l'aspetto cardiaco, l'aspetto muscolare, l'aspetto cognitivo. Significa che la lunga strada verso il recupero funzionale, come dice questo soggetto, questo editoriale. Bisogna attenzionare l'aspetto nutrizionale, non solo a livello generale, bisogna dare il carburante anche durante la malattia acuta, perché bisogna dare dei consigli da un punto di vista di esercizio fisico da fare questi soggetti mentre stanno a casa isolati o mentre devono recuperare. Noi dobbiamo guardare all'orizzonte, come dice questo quadro del pittore americano Rocco. Questo l'orizzonte è importante, come dice questo paziente. Professore, posso uscire dalla porta della mia stanza dopo un mese e mezzo di ricovero? Non ho mai fatto. Sì, certo, rispondo io, non ho mai saputo cosa ci sia fuori la mia stanza. Che bella finestra, che viale alberato, che bella chiesetta. Oggi è proprio una bellissima giornata, grazie di tutto. E dopo qualche settimana il nostro vescovo celebrava la messa proprio verso quella finestra da cui quella paziente si era affacciata. Noi abbiamo grandi opportunità in tempi di ricerca, molte opportunità, ma non dobbiamo trascurare le altre malattie, le malattie non trasmissibili, perché noi le abbiamo dimenticate. Il rapporto fra pubblico e privato, territorio e ospedale, e soprattutto attraverso una figura di mediatori come quelli della medicina interna per cercare di colmare questa lacuna. Oggi noi abbiamo 150 borse più di specialità in terapia intensiva, in rianimazione, ma anche in geriatria. Però non abbiamo medici, perché i medici sono anziani. Questo è il nostro paese italiano, è il paese col più alto numero di medici ultra 55 anni in Italia, in Europa. Quali saranno i tutor? Molti di loro sono morti. Sono morti perché noi abbiamo avuto gravi perdite del personale sanitario. Sapete quanti sono stati? 178. E questa poesia di Ungaretti, che il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Nelli, con cui ha commemorato questi 178 medici, dice: smettete di uccidere i morti, smettete di gridare, non gridate più se li volete ancora ascoltare, se sperate di non morire. I morti hanno una voce fioca, non fanno più il rumore dell'erba che cresce, che può prosperare solo dove non passa l'uomo. Ma ancora i nomi dei nostri amici, dei nostri colleghi, dei nostri soggetti anziani, messi qui nero su bianco, fanno un rumore assordante. Questa è la nostra mission. È la mission di Ennio Morricone, morto non per Covid, ma per una frattura di femore, per una caduta, durante la pandemia di Covid-19. I nostri anziani non erano solo vecchi. Come dice Papa Francesco, erano anche sognatori, perché voi siete una risorsa, non siete solo un peso. Perché questi anziani, e questi sono due dei nostri più prestigiosi anziani, dicono: non possiamo essere una società malata che volta le spalle al dolore, a che è analfabeta nella cura dei deboli e dei fragili.
Tutti sono chiamati, proprio col buon samaritano, a farci prossimi all'altro, superando pregiudizi, interessi personali, barriere storiche e culturali. È un messaggio utopico, ma un altro anziano, un po' più giovane, il presidente Mattarella, dice: l'utopia è un dovere morale, ma bisogna farla accompagnare da atti concreti, inaugurando l'anno accademico l'anno scorso a Parma. Perché altrimenti anche il più bello dei motti, la cultura batte il tempo, che è un motto splendido che avevamo fatto anche per il congresso italiano di geriatria che sarebbe dovuto tenere il 2020 a Parma, rimane senza significato, perché solo superando questi motti con atti concreti possiamo rinascere dopo il Covid e stimolare la cultura e l'accoglienza. Un grande grazie al professor Marcello. Ci ha portato a toccare con mano una realtà che è molto vera. Da una parte, come non basta la tecnica, il progresso semplicemente meccanico-scientifico, se non è accompagnato veramente da una umanità crescente, da una maggiore capacità di collaborazione, di mettere insieme le tante parti. Ci prepariamo adesso ad ascoltare la dottoressa Flavia Caretta, medico geriatra responsabile del Centro Ricerca per la Promozione e lo Sviluppo dell'Assistenza Geriatrica, coordina la rete internazionale Health Dialogue Culture del Movimento dei Focolari, il master universitario La cultura alla fine della vita. Quello che ci caratterizza come persone umane è proprio la nostra capacità di relazione. La persona anziana, per tanti motivi ovvi, è sempre più bisognosa di questi contatti, di questa presenza, di questa relazionalità, e l'allontanamento forzato dalla famiglia, da quella che è la sua vita quotidiana, e ancora di più nella situazione del Covid, l'isolamento completo, segna molte volte una morte psicologica prima ancora della morte fisica. Ma lasciamo la parola alla professoressa Caretta. Grazie, ringrazio per l'invito, in particolare Monsignor Solmi, e Don Massimo Angelelli e gli organizzatori del convegno. Io incomincio con questa rappresentazione simbolica di quello che è il grafico della popolazione previsto nell'arco di un secolo, dal 1950 al 2050. Questa immagine era stata preparata dalle Nazioni Unite ancora nel 2002, quando venne celebrata in Spagna, a Madrid, la seconda Assemblea Mondiale sull'invecchiamento. E qui si vede, anche se questo non è un grafico, no? È un'immagine ripresa da questo grafico, si vede come appunto, vedete alla vostra sinistra la forma di piramide, cioè che rappresenta praticamente la struttura della popolazione per fasce di età, dove alla base ci sono le fasce di età più giovani e via via a crescere. E quindi si vede come questa che all'origine nel 1950 è una piramide, si cambia progressivamente fino a diventare nel 2050 a forma di pera. E forse adesso diciamo che dovrebbero modificare già adesso questa rappresentazione, perché forse siamo già arrivati a questo punto. Allora, appunto, è stato detto che è stato descritto l'invecchiamento come questo silver tsunami, come uno tsunami d'argento, come una definizione così, insomma, gentile, per così dire. Ed è questa che viene ritenuta la sfida più ardua che oggi la società, il mondo deve affrontare, la società di oggi. E allora appunto determinante è come noi leggiamo questo cambiamento demografico. Un cambiamento demografico che è determinante per le persone anziane, che influenza la percezione di sé, di come si percepiscono le persone anziane. Quindi oggi possiamo chiederci appunto, questo cambiamento demografico lo sentiamo come un peso o come una risorsa? E
Questo possiamo anche considerare questo, cioè che spesso la preoccupazione principale è quella di considerare gli anziani come persone che hanno dei bisogni che potremmo definire passivi, cioè di tipo assistenziale o peggio ancora di custodia in certi casi. Quindi allora l'anziano visto come oggetto da assistere. E dobbiamo dire che sia le istituzioni che a volte anche le famiglie stesse danno poca considerazione a quelli che invece dovrebbero essere bisogni che si potrebbero definire attivi, cioè la partecipazione sociale, gli aspetti culturali, le varie iniziative di volontariato, gli stimoli alla creatività, alla relazione con gli altri. E se consideriamo per esempio come l'anziano percepisce, come l'anziano vive per esempio l'ingresso in una residenza geriatrica, spesso, non voglio generalizzare, però spesso viene letta come appunto il capolinea, un luogo a volte di custodia, di dipendenza, perché in genere chi entra in queste residenze, in queste strutture ha bisogno di assistenza, come un fattore predittivo di morte, cioè si entra appunto e non si esce più. E allora appunto si può descrivere anche come questo passaggio senza ritorno con una rottura di tutta una rete di afferenze psicosensoriali che questo cambiamento d'ambiente provoca. E non a caso appunto si afferma che la solitudine uccide più delle malattie. E quindi diciamo appunto questo richiamo a non lasciare soli gli anziani, perché appunto questo isolamento sociale aumenta il rischio di mortalità. Sicuramente l'ambiente è molto importante in correlazione alla salute della persona, un ambiente che può essere molto diverso, da un luogo dove si possono intessere delle relazioni, a un luogo di condivisione con la famiglia, con altri, a un luogo di un tempo che dovrebbe essere disponibile perché libero da altri impegni della vita precedente, ma può diventare invece un tempo vuoto che l'anziano non sa come riempire, ecco, come usare. Un luogo appunto di chiusure o di aperture sociali, a seconda della situazione in cui si trova. E tutto questo logicamente influisce sulla salute, sull'autonomia, perché sappiamo che la non autosufficienza può comparire in una persona anziana non solo come conseguenza di una patologia, ma anche proprio come ad esempio in seguito ad una perdita affettiva importante, a un lutto e così via, ecco. E quindi influisce pesantemente sulla qualità di vita. E permettetemi qui di ricordare un testo, Il valore di una presenza, questo educarsi all'anzianità, che ricorda, mi permette di ricordare anche il professor Massimo Petrini, che alcuni di voi sicuramente conoscono, e Luciano Sandrin, un testo che in realtà è datato, perché questo volume è stato pubblicato ancora nel 2002, quindi è passato un bel po' di tempo. Però mi sembra attuale ancora oggi, uno perché lo scorso anno un autore radiotelevisivo, non so come, aveva scovato questo testo e mi aveva interpellato perché voleva farne l'argomento di una trasmissione, perché lo sentiva appunto importante ancora oggi. Perché questo educarsi, infatti proprio ieri il Papa Francesco ha presentato, no, questo patto mondiale per l'educazione, globale per l'educazione, ecco, che è al fine di promuovere la giustizia, la fraternità, la pace, e afferma fra l'altro che solo cambiando l'educazione si può pensare di cambiare il mondo. E questo vale anche per l'anziano. Ma questo educarsi allora all'anzianità cosa significa? Chi deve educarsi all'anzianità? L'anziano sicuramente, l'anziano, ma anche la famiglia e la società sono interpellate in questa educazione. E per l'anziano potremmo dire che, per esempio, è importante, è determinante quello che potremmo definire come ricerca di senso. Ricerca di senso che io volevo qui esemplificare riportando un colloquio tra una persona anziana e un medico. Una signora anziana che vive sola e senza parenti ha una grave poliartropatia, è stata insegnante di piano per generazioni di bambini, direttore di cori di varie scuole, organista della chiesa. Ma ora,
le deformità alle mani non le consentono più di suonare. Nel corso della visita il medico constata questa progressione di malattia, ma per rassicurarla, no, le dice che si rende conto dei dolori che la signora prova e che le prescriverà tutte le terapie necessarie per renderlo sopportabile, questo dolore. Ma la signora risponde: lei non capisce, dottore, non è il dolore il problema è che non so più chi sono, quindi questa ricerca di senso fondamentale. D'altra parte, se vediamo per esempio una ricerca di un po' di tempo fa in cui sono state studiate le caratteristiche di personalità dei centenari per cercare di capire che cosa favoriva questa longevità. E si diceva, ad esempio, insomma, che la personalità precedente, no? La personalità di base dei centenari, aveva queste caratteristiche, quindi persone estroverse, aperte, ottimiste, con un atteggiamento positivo nei confronti della loro vita, amano farsi una bella risata, esprimono le emozioni apertamente e hanno un'ampia rete sociale, anche questo. Quindi, se questa è la... il presupposto, ecco, allora cosa significa educarsi all'anzianità? Non è che tutti hanno per forza queste caratteristiche come vengono descritte, però forse si possono coltivare. E allora, appunto, per dare un senso che all'età che si sta vivendo, si può pensare che sia importante una rilettura del passato che, oltre, diciamo, il rimpianto o delusione che penso ciascuno di noi potrebbe provare, forse non per alcuni aspetti della propria vita, appunto, forse serve anche un chiarimento di valori, uno sguardo sereno al futuro, sempre però che in questo contesto di apertura nei confronti degli altri. E quindi educarsi all'anzianità per l'anziano, in prima persona, ecco, significa proprio sapere che in buona parte si invecchia come si è vissuti prima nel corso della vita, quindi non è che a un certo punto, quando si compiono i 65 anni di età, o adesso si dice i 75 anni, no? Che si diventa anziani, i 75 anni, non è che improvvisamente si sa come fare. No? Va preparata prima, anche se poi si richiede sicuramente di cercare di scoprire nuovi valori, elaborare una nuova scala di valori che sottolineino l'importanza dell'essere, per esempio, rispetto all'azione, all'attività, di confrontarsi con i limiti fisici che possono essere legati alla malattia, adattarsi ai cambiamenti che a volte appunto non sono scelti, ma imposti dalle circostanze. E sappiamo appunto, come anche è stato detto, che i fattori predittivi di benessere per l'anziano sicuramente sono la religiosità, la spiritualità, il dare un senso alla propria situazione di vita. Qui non mi soffermo perché gli studi in questo senso sono molto numerosi. E allora è in questo modo che, come si diceva nel messaggio della CEI per la giornata per la vita dello scorso anno, si parlava di una vita che ringiovanisce. In che senso? Perché si dice che dai pensieri, dalle emozioni, dalle relazioni alla vita spirituale non c'è dimensione dell'esistenza che non si trasformi nel tempo, ringiovanendosi anche nella maturità e nell'anzianità, ma ad una condizione: quando non si spegne l'entusiasmo di essere in questo mondo. Quindi questo per l'anziano. Ma poi sicuramente c'è anche il ruolo della famiglia in questo educarsi all'anzianità. Ecco qua, da tempo si dice che si è dimostrato come la cura in famiglia per l'anziano è in genere quella che dà risultati migliori, anche se poi bisogna vedere quale famiglia. Ma è possibile questo? Allora, una rappresentazione della famiglia in Italia un po' questa: il figlio unico che ha due genitori, magari quattro nonni, pure bisnonni, quando poi non ci sono altre situazioni di famiglie cosiddette allargate in altro modo. E quindi è ovvio che la famiglia sicuramente va coinvolta nei percorsi di cura, ma va anche molto sostenuta. E allora sono necessari servizi di vario genere, interventi di educazione e di supporto, coinvolgere il familiare nel percorso di cura, molto importante sia a casa sia anche quando l'anziano entra in una residenza, no? Che questo legame, in modo che questo legame continui.
e anche disporre di servizi di sollievo o del supporto di figure professionalmente preparate. Si era parlato prima dei badanti e devo dire che ormai sono 21 anni che noi come centro della Cattolica di Roma stiamo facendo corsi di formazione teorico-pratica per farli diventare, come noi li abbiamo chiamati, assistenti familiari. Abbiamo visto che questo è un servizio molto importante per la famiglia, siamo arrivati ad oltre 2.000 persone in questi 20 anni, è molto importante perché permette a volte appunto di mantenere a casa l'anziano. Ovviamente poi diciamo che la soluzione migliore sarebbe quella di offrire all'anziano dare la scelta tra quello che sembra la scelta migliore per ogni singola persona, ecco, però dare anche questa possibilità di scelta. E allora, appunto, se la solitudine e l'isolamento sociale sono fattori predittivi di morte, gli studi dimostrano che invece, al contrario, promuovendo una integrazione sociale, un supporto sociale, si ottengono miglioramenti sia sulla salute soggettiva, ma anche sulle capacità cognitive, sulla riduzione della mortalità, sulla riduzione anche dei costi indirettamente dell'assistenza sanitaria. E venendo adesso appunto al Covid, le sfide di oggi appunto l'isolamento al tempo del coronavirus. Da risorsa e sostegno per il benessere, oggi il contatto sociale è invece un fattore di rischio, quindi siamo costretti ad isolare anche gli anziani. Quindi una gabbia, questo isolamento può tramutarsi veramente in una gabbia che nasconde noia e solitudine. E da qui allora la necessità di cercare nuove modalità per superare questo isolamento, già è stato detto, ma per esempio appunto l'uso intelligente delle nuove tecnologie, no? Sappiamo forse per gli anziani diciamo il modo più semplice per queste nuove tecnologie consiste nelle videochiamate che possono mettere in connessione la famiglia con l'anziano, anche vedendo i parenti, insomma, oltre che sentendoli. Ma anche inserire i pazienti all'interno di una storia di vita. E poi penso che sentiremo dopo esperienze in questo senso, ma questo sforzo che c'è stato, no? Il Covid sicuramente è una tragedia, ma ha anche diciamo, liberato, ha fatto sorgere tante anche risorse positive, ha liberato tante energie positive. Si dice, non so, varie testimonianze che io ho raccolto, dicono come appunto per esempio all'interno del team professionale, no, delle varie figure professionali c'è stato un cambiamento, sì, c'è stata questa tendenza a superare i ruoli per condividere insieme, addirittura si dice anche il personale addetto alla pulizia che normalmente non viene considerato come parte dell'equipe di cura, ma è stato importante perché per l'aspetto della sanificazione, no? Che l'accordo tra tutti per fare al meglio, perché si facesse al meglio questa parte importante della sanificazione degli ambienti, quindi nuove collaborazioni. Ecco, oppure appunto anche gli operatori che per esempio si sono sforzati, soprattutto anche negli ospedali, di ricreare appunto questa storia di vita dell'anziano chiedendo ai parenti di portare delle foto oppure degli oggetti importanti, un peluche per esempio del nipotino, ovviamente penso tutti sanificati e così via, proprio per dare appunto questa continuità di vita a questi anziani. E anche in particolare appunto lo sguardo che possiamo dire che è diventato in tante situazioni l'essenza della cura. Lo sguardo, sappiamo appunto come nella comunicazione, ovviamente la parte verbale è la meno importante, mentre invece la parte più importante è quella della comunicazione non verbale, e in questo caso soprattutto lo sguardo è stato fondamentale, perché appunto al di là delle mascherine, no? Le mascherine permettono comunque di incontrare gli occhi dell'altro, e quindi l'opportunità in questo modo di trasmettere vicinanza, condivisione, cercando di contrastare la solitudine e l'abbandono. E anche pensando ad esempio che quando ci sono i dispositivi respiratori, la ventilazione non invasiva, tu puoi comunque raggiungere la persona. Ecco, quando le parole
non sono più possibili, anche nella situazione terminale, ecco, questo sguardo può comunque dare fiducia, dare un senso di non solitudine, di contrastare questa solitudine. E da ultimo, l'educarsi all'anzianità, e per questo è necessario ovviamente non solo la persona anziana che lo faccia, non solo la famiglia, ma la società. Mi piace qui ricordare il manifesto fatto appunto per questa seconda Assemblea Mondiale sull'invecchiamento, che ha definito questo titolo di tutta l'Assemblea, una società per tutte le età. E qui mi sembra, diciamo, che ci sia un significato chiave. Una società per tutte le età vuol dire una società che accoglie tutti, che non è che considera gli anziani come una categoria, no? Perché quando creiamo le categorie in qualche modo noi emarginiamo qualcuno. E quindi allora appunto quello che è importante, questa considerazione sociale dell'invecchiamento, e qui ricordo appunto l'ultima lettera enciclica, no? Fratelli Tutti, dove il Papa dice che pensa alle persone anziane che anche a motivo della disabilità sono sentite a volte come un peso, ma dice tutti possono dare un singolare apporto al bene comune attraverso la propria originale biografia. Quindi ecco l'importanza che ha ogni persona. E questo documento dell'Organizzazione Mondiale della Salute del 2015, che presentava praticamente un rapporto molto completo sul rapporto tra invecchiamento e salute, sottolineava una cosa importante. Questo invecchiare sul posto, nella propria abitazione, nella propria casa, richiamando appunto questo diritto di tutte le persone che hanno limitazioni funzionali a vivere nella propria comunità. Ecco. E allora appunto l'incoraggiamento a questo, cioè alla programmazione dei piani sanitari, ma una programmazione che preveda anche la possibilità di continuare a vivere nella propria casa, in comunità, in condizioni di sicurezza, di indipendenza, di rispetto. E tra l'altro diceva che se da una parte viene considerata come la soluzione migliore per l'anziano, ma può dare anche importanti vantaggi finanziari in termini di spesa sanitaria. E per questo è iniziato, no, anche qui in Italia, in qualche luogo, no, questo progetto delle città amiche degli anziani, dove sono chiamati in causa tutti, dagli urbanisti, agli architetti, agli ingegneri e così via, per cercare appunto di trasformare le città, più che no, perché forse non si possono progettare ex novo, ma fare in modo appunto che offrano nel loro insieme, no, dai trasporti alla possibilità di partecipazione sociale, agli spazi verdi e così via, ecco, che sia veramente una città che offre la possibilità di vivere dignitosamente a tutti quanti. E quindi allora possiamo concludere che la considerazione sociale della persona anziana richiede un cambiamento culturale di fondo. Quindi pensare che l'anziano non è un problema da risolvere, ma dovrebbe diventare un valore che va fatto esprimere, messo in condizione di potersi esprimere. E ancora, sempre in questa ultima enciclica del Papa, appunto, è importante come richiama il fatto che isolare le persone anziane mutila e impoverisce la stessa famiglia. Non solo, ma finisce per privare i giovani del necessario contatto con le loro radici e con una saggezza che la gioventù da sola non può raggiungere. E quindi allora questa alleanza tra le generazioni. Qui ancora la CEI lo scorso anno, nella Giornata Nazionale per la Vita, appunto, lo sguardo saggio e ricco di esperienza degli anziani consentirà di rialzarsi dai terremoti geologici dell'anima e potremmo dire anche adesso della pandemia che il nostro paese attraversa, e quindi questa alleanza tra le generazioni. E quindi concludendo, appunto, possiamo ricordare che gli anziani che arricchiscono questo nostro paese sono la memoria del popolo. In questo senso, ogni persona anziana veramente può diventare un testimone. Grazie. Bene, ringraziamo
dottoressa Flavia Caretta. Abbiamo concluso la prima parte di questo nostro incontro, adesso faremo una piccola pausa. Ci ritroveremo alle 5.25 per ricominciare la seconda parte. Ecco, mi permetto di aggiungere una cosa che la professoressa... Chiedo scusa, se scendono di qua e pochi per volta. L'uscita da questa parte, sì. Dice di scendere da qui e probabilmente un po' distanziati. Ecco, volevo dire quest'ultima cosa, da quello che la professoressa ci ha appena detto. Intanto io penso che tutti noi speriamo di poter diventare anziani. L'unica cura contro l'anzianità è morire giovane, che credo che nessuno speri. Ecco, l'anzianità, ecco, mi sembra che da una parte, in tanti aspetti, veramente è la conseguenza della vita che noi portiamo avanti. E avrete notato appunto che l'aspetto della relazionalità è molto importante. L'anziano certamente trova molto più forza, molto più coraggio di affrontare la vita, abile o disabile che sia, quando ha intorno delle relazioni in cui si sente amato, riconosciuto, anche se questo poi vale in ogni situazione della vita. Allora, per ora ci lasciamo per un attimo, circa 20 minuti, ci ritroveremo poi alle 17.25. Diamo inizio allora alla seconda parte di questo nostro primo incontro, riflettendo su questa situazione dell'anziano, e abbiamo adesso con noi Gianni Cervellera, che è un teologo assistente spirituale, attuale presidente dell'ALPAS, coordinatore del servizio di attenzione spirituale religiosa della formazione del personale presso il Centro Sant'Ambrogio dei Fatti Bene Fratelli Cernusco sul Naviglio. È anche membro della consulta del gruppo progettazione dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI, della Consulta Regionale Lombarda e Diocesana di Milano per la Pastorale della Salute. Ci parlerà sul tempo favorevole per l'anziano, suggestioni per una lettura teologica di questa realtà che stiamo vivendo. A lei la parola. Grazie Padre Fiorenzo, buonasera a tutti. Ringrazio uno per tutti il Vescovo Solmi per l'accoglienza qui a Parma, il Dottor Mineo che mi ha dato fiducia anche per questo tempo. Allora, suggestioni per una lettura teologica. Perché suggestioni? Beh, uno, perché qualcuno che ha scelto il titolo ci ha messo questo. Certo. Due, perché in 20 minuti si possono dare solo delle suggestioni. Terzo, più importante, come dice l'amico Massimo Petrini, sull'invecchiamento la scrittura, e ogni buona teologia non può che partire dalla scrittura, dice forse infatti cose importanti e grandiose, ma non ne propone una teologia equilibratamente elaborata ed esplicita, per cui il tentativo di trarre da essa una dottrina sistematica finirebbe per generare il sistema del teologo, ma non realmente quello della scrittura. Perciò io mi permetterò di offrire tre suggestioni. La prima, la vecchiaia non è una cosa buona. Suor Isidora era una mia zia delle suore stimatine, che negli ultimi anni della sua vita, è morta a 95 anni, era solita dire: la vecchiaia non è una cosa buona e non l'ha voluto neanche Gesù, infatti è morto giovane. Anche il testo biblico sembra concordare con questa espressione un po' pessimistica, un po' rassegnata. Dice Coelet, che un tantino pessimista è il tipo, insomma, uno che comincia il suo libro, tutto è vanità delle vanità, non c'è niente di nuovo sotto il sole, insomma. E infatti dice: ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni in cui dovrai dire: non ci provo alcun gusto. E vi risparmio il resto, che è anche più drammatico. Quindi Coelet non è proprio questa icona di felicità della vita, ed è difficile nel suo testo scorgere qualche speranza di cambiamento. L'unico aspetto positivo dove il fedele può trovare felicità è nell'avere timore di Dio. Dice:
Infatti il peccatore, anche se commette il male 100 volte, allunga vita. Tuttavia, so che saranno felici coloro che temono Dio, appunto perché provano timore davanti a Lui. E qualcosa di simile troviamo anche nei Salmi. Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Un pochino più equilibrato è il Siracide, che comunque va abbastanza d'accordo sia con i Salmi che con Coelet. O morte, è gradita la tua sentenza all'uomo indigente e privo di forze, al vecchio decrepito e preoccupato di tutto, a colui che è indocile e ha perduto ogni speranza. Però offre anche il Siracide una visione un pochino più dignitosa, perché parla dell'anziano come ricco di esperienza. Corona dei vecchi è un'esperienza molteplice, loro vanto è temere il Signore. E che hanno ancora molto da insegnare. Non trascurare i discorsi dei vecchi, perché anch'essi hanno imparato dai loro padri, da loro imparerai il discernimento e come rispondere nel momento del bisogno. Allora, fin qui il tempo dell'anziano ci appare fragile, in decadimento, privo di forze, quasi da invocare la morte, ma ricco di un'esperienza da trasmettere ai giovani. Seconda suggestione: la vecchiaia non elimina la corruzione. Avevo 18 anni e mi facevo seguire in direzione spirituale da un anziano frate francescano e una di queste volte affrontai il tema della fragilità della carne e lui mi disse: vedrai, avevo 18 anni, che fra 10 anni sarà peggio, a 38 ancora di più e così via fino alla fine dei tuoi giorni. Il vescovo mi citava prima una espressione di Sant'Alfonso de Liguori che diceva che la tentazione finisce dopo 15 minuti dalla morte. Ecco, appunto. Allora non c'è speranza che si possa giungere alla pace dei sensi. Troviamo questa consapevolezza nella Bibbia. 3 tipi di persone detesta l'anima mia. La loro vita è per me un grande orrore. Il povero superbo, il ricco bugiardo e il vecchio adultero e privo di senno. Così il Siracide. Non vergognarti di correggere l'insensato e lo stolto e il vecchio molto avanti negli anni accusato di fornicazione. E qui probabilmente in molti si è accesa la lampadina su quell'episodio straconosciuto del libro del profeta Daniele che noi di solito citiamo come l'episodio della casta Susanna. Ma l'episodio è di una denuncia dei due anziani. Ve lo leggo velocemente perché è troppo carino. In quell'anno erano stati eletti giudici del popolo 2 anziani, erano di quelli di cui il Signore ha detto: l'iniquità è uscita da Babilonia per opera di anziani e di giudici, che solo in apparenza sono guide del popolo. Sembra scritto oggi. Questi frequentavano la casa di Joachim e tutti quelli che avevano qualche lite da risolvere si recavano da loro. Quando il popolo verso il mezzogiorno se ne andava, Susanna era solita recarsi a passeggiare nel giardino del marito. I 2 anziani, che ogni giorno la vedevano andare a passeggiare, furono presi da un'ardente passione per lei. Persero il lume della ragione, distolsero gli occhi per non vedere il cielo e non ricordare i giusti giudizi. Erano colpiti tutti e due dalla passione per lei, ma l'uno nascondeva all'altro la sua pena, perché si vergognavano di rivelare la brama che avevano di unirsi a lei. Ogni giorno, con maggior desiderio, cercavano di vederla. Un giorno uno disse all'altro: andiamo pure a casa, è l'ora di desinare, e usciti se ne andarono. Ma ritornati indietro si ritrovarono di nuovo insieme e, domandandosi a vicenda il motivo, confessarono la propria passione. Allora studiarono il momento opportuno di poterla sorprenderla da sola. Potete continuare la lettura a casa al capitolo 13 del libro del profeta Daniele. Un piccolo excursus, passiamo un attimo al secondo testamento, perché il primo non ci ha tirato su molto di morale, sugli anziani.
San Paolo, lui lo usa in senso spirituale, più volte parla dell'uomo vecchio, lo dice in senso spirituale, però se usa questa immagine evidentemente al vecchio associa elementi piuttosto negativi. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. In parallelo anche la lettera, questa era la lettera ai Romani, in parallelo agli Efesini, ad abbandonare con la sua condotta di prima l'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli. E anche ai Colossesi, non dite menzogne gli uni agli altri, vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni. E prima che, c'è un po' di donne presenti in sala, prima che qualcuno pensi che la vecchiaia sia roba da uomini, così la lettera a Timoteo, evita invece le favole profane, roba da vecchie donnicciole, allenati nella vera fede. E anche qui Timoteo non è molto generoso con le donne. Terza suggestione. Dopo due piuttosto negative, una positiva ci vuole. Non è che ci vuole perché è vera. Possiamo dire questa suggestione come il tempo favorevole della sapienza e dell'appartenenza. E dunque in che senso l'anzianità o la vecchiaia può essere un tempo favorevole? Mi trovavo ad Atene, in vacanza, e non avendo possibilità, non trovavo una chiesa cattolica vicina, andai in una chiesa ortodossa. E cercai un po' di seguire di là, la liturgia, la preghiera, intuendo più i gesti che le parole. E mi colpì proprio uno dei gesti finali, quando terminata la liturgia, e per tutto il tempo della preghiera era rimasto accanto alle porte centrali dell'iconostasi un anziano pope, che ha assistito per tutta la liturgia senza mai alzarsi dalla sua sedia. Alla fine della liturgia tutti i fedeli andarono a salutarlo e lui poi distribuiva il pane benedetto e elargiva benedizioni. Rimasi molto colpito non tanto dalla liturgia ma da questo momento, perché si sentiva proprio tutto l'affetto, il sentimento di appartenenza a qualcuno che questo patriarca anziano garantiva. La comunità era garantita dalla presenza di questa persona. Mi sembrava rappresentasse la saggezza e siglasse l'appartenenza e la benedizione di Dio. Allora il Siracide qui si riscatta. Quanto sa dice il giudicare ai capelli bianchi e agli anziani il saper dare consigli? Quanto sa dice la sapienza agli anziani, il discernimento e il consiglio alle persone onorate? Corona dei vecchi è un'esperienza molteplice, loro vanto è temere il Signore. La Bibbia non conosce la vecchiaia come tempo di riposo, di pensionamento. Ecco, noi nella nostra società siamo abituati a pensare agli anziani come l'età del pensionamento, che per molti sembra un traguardo, ma sta a vedere che quando si fa questa festa per la pensione, vedo soprattutto nei maschi, è una tragedia, no? Non sono pochi i casi, dopo 6 mesi gli viene un infarto, gli viene qualche cosa, perché l'attaccamento al lavoro per un uomo è fondamentale, anche per le donne, però non so, io lo dico a spanne, non so se c'è un dato statistico, sarebbe interessante rilevarlo. Quindi la Bibbia non conosce la vecchiaia come tempo di riposo, ammette l'invecchiamento come declino, ma anche come fonte di sapienza. Così l'anziano sente ancora di avere un ruolo nella comunità, e il Salmo ce lo ricorda, nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi. Corre l'obbligo di citare l'ultima enciclica di Papa Francesco, se non altro, però la professoressa me l'ha già presa questa, però la ridico perché insomma ci sta. Isolare le persone anziane e abbandonarle a carico di altri senza un adeguato e premuroso accompagnamento della famiglia mutila e impoverisce la famiglia stessa. Inoltre finisce per privare i giovani del necessario contatto con le loro radici e con una saggezza che la gioventù da sola non può raggiungere.
E quindi è il tempo favorevole per ricevere tutta la gratitudine della comunità. Questo tema della gratitudine a me sta molto a cuore, in tutti i sensi, ma se c'è un'espressione che tutta la comunità dovrebbe avere per i suoi anziani, è proprio quello della gratitudine. Mio papà, fino a quando è stato in grado di strisciare col girello e le gambe che non gli tenevano, doveva portarmi lui la tazzina di caffè a letto, no? fino alla fine dei suoi giorni, fino a quando ha potuto. Quando andavo in vacanza da loro, questo era un rito per lui. Non è più il tempo per fare del male, si può solo dire bene di tutti, anche con quell'apertura sincera che un anziano può permettersi. Cos'ha da perdere, no? Io qualche volta invidio gli anziani che parlano sinceramente, perché dico: vorrei essere così. Poi dico: tengo famiglia e non posso parlare male in certe situazioni, ma mi piacerebbe tanto, ecco. Vorrei diventare anziano anche solo per questo motivo. Ma c'è un'altra prospettiva che può dare all'anziano la certezza che i suoi giorni siano ancora un tempo favorevole, e la prendiamo da quella icona evangelica che saluta il bambino Gesù presentato al Tempio, l'anziano Simeone, le cui parole chiudono la preghiera di ogni sera, la compieta. Ora puoi lasciare, Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Che cosa ha tenuto in vita Simeone? La meta da raggiungere, vedere la salvezza, vedere il Figlio di Dio, il Messia. Che cosa può tenere ancora in vita, con un senso della vita, un anziano che sente diminuire le sue forze? Uno scopo, una meta da raggiungere. In questo modo la terza o la quarta età diventano un tempo favorevole. Ovviamente tutta la comunità deve consentire e facilitare questo compito, ed è facilitato se ci consideriamo tutti fratelli o fratelli tutti. Chiudo. Ci sarebbe ancora una parola da dire sul tempo eterno a cui la vecchiaia prepara, sull'escaton dove Dio appare come un vegliardo, così il profeta Daniele. E la sua corte è composta, come descrive l'altra Apocalisse, quella finale, è composta di 24 anziani che si prostrano adoranti e cantano in eterno la sua gloria. Quindi non gli angioletti giovani come descriviamo. L'Apocalisse ci dice così, 24 anziani. E infine un consiglio per chi è ancora in tempo. Figlio, sin dalla giovinezza ricerca l'istruzione e fino alla vecchiaia troverai la sapienza. Una buona vecchiaia si prepara nella giovinezza. Grazie. Grazie al dottor Gianni. Ascolteremo ora una testimonianza che dovrebbe venirci dal centro diocesano Servizio Anziani Emmaus. Ecco il signor Bonarini Alessandro che ci porta questa testimonianza. Buonasera a tutti, innanzitutto, come tutti quanti, intendo ringraziare Monsignor Solvi e Don Angelelli e il Dottor Mineo per la possibilità, insomma, di poter condividere questa testimonianza. Dopo una carrellata così attenta, così puntuale e assolutamente interessantissima di quella che è la prospettiva, di quello che è un quadro interpretativo di ciò che è stato in periodo Covid, di ciò che purtroppo è ancora, date le circostanze attuali, e di ciò che sarà, io vorrei portarvi una testimonianza di quello che io e tutti i miei colleghi che lavorano in una struttura, nelle strutture per anziani del territorio di Parma, curate dalla diocesi, viviamo tutti i giorni, e di come ci stiamo e ci attiveremo ancora per riuscire a garantire quella che è
la definisco semplicemente una normalità della cura dell'anziano. E, allora, vediamo. Okay. Questa è una fotografia introduttiva che ci mostra il cuore delle nostre strutture site in Porporano, e per l'appunto il messaggio che vi è contenuto è quello di trasmettere, di condividere con voi una testimonianza di quello che è il quotidiano per noi. Dunque, la nostra missione è assolutamente, non la definisco semplicemente un lavoro, io di professione faccio lo psicologo, quindi sono stato investito in una particolarissima responsabilità, diciamo, in questi mesi, e ancora da quello che si capisce dall'esterno sarà così. E quello che non è solo un lavoro per noi e per tutti i colleghi, in realtà una missione è quella di accogliere, di accompagnare l'anziano, ma con l'anziano in realtà tutta la sua famiglia, nel senso che, come bene è stato descritto, è stato evidenziato antecedentemente, il cuore, la relazione che può mantenere in vita sia organicamente che cognitivamente che spiritualmente l'anziano, in realtà si costituisce di una relazione, si costituisce di collegamenti quotidiani con la realtà mentale, psichica, spirituale, garantita dal servizio e garantita dalla famiglia. Purtroppo la situazione contingente che abbiamo vissuto in questi mesi ci ha costretti a livello necessario, in qualche modo, non dico a interrompere, perché ci siamo attivati, ci siamo adattati per garantirlo comunque, ma a ridurre il contatto con la famiglia, e questo sicuramente si è reso visibile in quella che è l'evoluzione dell'anziano. Si è detto precedentemente che l'isolamento può comportare insorgenza di patologie, decadimento cognitivo, livellamento verso il basso del tono dell'umore. Ecco, noi ci siamo attivati per garantire che questo non accadesse. Facendo cosa? Applicando quello che crediamo essere un metodo cristiano, un sistema cristiano dell'accoglienza, ovvero attraverso un ascolto che sia attivo, sempre nuovo, anche se spesso l'anziano ci ripete sempre le stesse cose, per noi è comunque un dono, è comunque una ricchezza, lo ascoltiamo ancora una volta, per il semplice fatto che per l'anziano è sempre la prima volta e ogni volta ci dona qualcosa di nuovo. Quindi cerchiamo di fornire il supporto assistenziale, garantire un supporto spirituale e la condivisione, l'accoglienza della sofferenza, perché non è solo la sofferenza dell'anziano, è la sofferenza del familiare che affida a noi le cure dell'anziano. Quindi noi dobbiamo prendere in carico il soggetto, ma la famiglia nel suo insieme. Purtroppo quello che è successo a partire da fine febbraio è sotto gli occhi di tutti. Attualmente sembra che l'evoluzione di questa disgrazia, insomma, non sia vicinissima dal poter terminare. Di fatto noi come gruppo non abbiamo mai perso la speranza di riuscire a portare avanti quella che non è un lavoro, non è solo un lavoro, non è solo una professione, è una missione di accoglienza. Abbiamo portato avanti quello che può essere un obiettivo che in realtà ci ha sempre guidati, ovvero quello di accogliere la sofferenza e dare gioia all'anziano, dare gioia alla famiglia. In questo periodo non è stato facile, non è facile, quindi ci siamo concentrati sul mantenere una quotidianità, una regolarità nella vita dell'anziano. L'anziano vive di momenti ripetuti, vive di cose semplici, vive di aspetti che possono dargli sicurezza, infondergli serenità, ovvero di una routine quotidiana che purtroppo è andata interrompendosi in questo momento. Il cambiamento è difficile da accettare per tutti, perché impone un impiego di risorse che qualche volta non abbiamo, non sappiamo di avere. Per l'anziano è ancora più difficile, perché vive la sua vita attraverso un equilibrio composto di fragilità. E
come bene rappresenta, diciamo, credo, queste immagini sono un equilibrio veramente fragile, basta un minimo evento avverso per rovesciare questo tipo di equilibrio. E la quotidianità fornisce a tutti noi sicurezza, prevedibilità e benessere emotivo per la sua ciclicità. Tutto questo purtroppo è andato in parte perso durante questa emergenza. Noi abbiamo cercato di mantenerci regolari nell'irregolarità. Non abbiamo mai abbandonato praticamente la speranza di riuscire a mantenere lo stesso tipo di accoglienza, lo stesso tipo di servizio in una situazione che normale non era e non è. Di fatto abbiamo cercato di cambiare per non cambiare, ovvero adattarci, utilizzare creatività per riuscire a garantire nel quotidiano tutto quello che garantivamo prima che tutto questo ci colpisse. Ecco come abbiamo fatto. Ci siamo riusciti semplicemente perché abbiamo lavorato tutti insieme. Quindi io sono qui, diciamo, singolarmente, ma rappresento in realtà tutti i colleghi che hanno lavorato, lavorano e lavoreranno con me, senza i quali tutto questo non sarebbe mai stato possibile, mai. Non nego che ci sono stati momenti veramente duri, difficili da riuscire a raccontare. Queste sono fotografie prese dalla quotidianità delle nostre strutture. C'è stato un momento in cui non è stato più possibile garantire il contatto relazionale quotidiano tra il familiare e i nostri anziani, che è una parte assolutamente fondamentale, assolutamente preponderante per il benessere emotivo, per il benessere psichico, per il benessere complessivo, olistico dell'anziano. Noi stessi abbiamo cambiato aspetto, ci siamo, tra virgolette, mascherati a livello cautelativo, per precauzione. Gli anziani tante volte hanno fatto e fanno fatica a riconoscerci perché il nostro viso è cambiato, siamo coperti da camici che ci proteggono dal possibile contagio, insomma, dalla... Però quello che è dentro di noi non è mai cambiato in realtà. Siamo sempre noi e ci siamo attivati in maniera diversa, ci siamo plasmati per riuscire a far raggiungere all'anziano il proprio familiare, anche attraverso le nuove tecnologie, che comunque sono state già citate precedentemente, quindi chiamate, videochiamate. Siamo cambiati fuori, ma la sostanza è rimasta sempre quella. Siamo rimasti noi, siamo rimasti gruppo, ci siamo sempre tenuti in contatto, per l'appunto, attraverso sistemi più o meno avanzati, sapendo che il momento del contatto con il familiare era il momento atteso nella giornata, in ogni giornata dell'anziano. La visita quotidiana, la visita in presenza, anche quando non era più possibile da garantire, è stata garantita in maniera surrogata attraverso la tecnologia, e noi stessi operatori abbiamo cercato di fare le veci del familiare, una parola buona, un contatto fisico, un incoraggiamento, sono linfa vitale per una persona che era abituata fin dai periodi precedenti a vivere di questi contatti, e noi abbiamo cercato di mantenerli. Insomma, abbiamo combattuto tutti insieme per cercare di mantenere la normalità, sapendo che la normalità in periodo di emergenza è un grande risultato. Riuscire a mantenere una quotidianità per la persona anziana significa mantenere dei punti di riferimento, significa mantenere dei momenti di stabilità nell'emotività dell'anziano. Come abbiamo fatto? Ci siamo tenuti impegnati costruttivamente. Abbiamo proposto ai nostri anziani delle attività occupazionali, delle attività ludiche, delle attività artistiche che potessero stimolare, che potessero riattivare quelle che sono ancora le capacità residue, senza focalizzarci su ciò che
poteva andare perduto, abbiamo rinforzato quello che c'è. Noi stessi abbiamo fatto gruppo, ci siamo uniti ancora di più. Non ho mai visto in questi mesi un segno di cedimento all'esterno da parte degli operatori. Magari dentro, sicuramente dentro la paura c'era, c'è l'ansia, l'apprensione per noi stessi, per le nostre famiglie, ma non abbiamo mai abbandonato quello che è la nostra missione più che professione, infondendo serenità all'anziano stesso, perché come si diceva prima, il linguaggio non verbale è quello più istintivo, è quello che passa prima, quindi lo sguardo che infonde serenità, lo sguardo che infonde sicurezza, si riverbera negli occhi dell'anziano. Quindi ci siamo fatti forza, non abbiamo mai mollato. Abbiamo sperato tutti assieme con messaggi visivi, insomma, queste sono fotografie tratte dalle nostre esperienze quotidiane e abbiamo cercato di farci forza e di fare forza agli anziani che erano sotto le nostre cure. Abbiamo mantenuto vivo il momento spirituale con gli incontri di preghiera settimanali per cercare di mantenere quella che è un'identità cattolica, un'identità cristiana, anche in periodo di emergenza, e la risposta dell'anziano è stata assolutamente positiva in questo, perché è un momento che fa parte della loro quotidianità. Anche a distanza qualche volta, per chi era impossibilitato a frequentare, ci siamo attivati in modo che attraverso la televisione, attraverso i tablet, fosse possibile riuscire a raggiungere la parte spirituale. Abbiamo cercato di mantenere le nostre abitudini, sempre nel rispetto della sicurezza, quindi al di là dell'isolamento preventivo, dell'isolamento precauzionale. Abbiamo cercato di sfruttare gli spazi, di sfruttare le funzioni, di dare un supporto affinché tutti potessero mantenere la loro regolarità. Ecco qui un'altra ripresa. Abbiamo anche cercato di mantenerci allegri, insomma abbiamo dato morale allo spirito, tenendoci in forma attraverso attività fisica. Abbiamo visto che è una parte importante nel mantenimento della salute psicoorganica. Qualche volta abbiamo anche festeggiato, sempre in vista di mantenere alto lo spirito, insomma siamo tutti una grande famiglia e quando ci sono delle ricorrenze importanti vanno celebrate, vanno festeggiate, con grande gradimento, insomma, da parte di chi riceveva queste attenzioni. E qui questa è una delle ultime per il giorno dei nonni. E non siamo mai stati soli, anche nei momenti finali. Qualcuno ci ha lasciati, ma ci ha lasciati sapendo che siamo stati loro vicini, anche se in certi momenti il familiare non poteva esserci, noi eravamo lì. E concludo, sono molto breve, ogni vita, abbiamo detto, vale la pena di essere vissuta, e dato che il nostro non è semplicemente un lavoro, ma è una missione che porta un messaggio, una vita che è vissuta per gli altri, credo che sia sempre una vita che valga la pena di vivere. Qualche volta curando una malattia si può uscirne sconfitti, ma curando una persona io credo che non si perda mai. Grazie. Grazie ad Alessandro, che ci riconferma ancora una volta quanto è importante il rapporto umano vero che dà forza all'anziano. Concludiamo questo nostro incontro con la presenza di Don Massimo Angelelli. Don Massimo, che ha lavorato lì nella diocesi di Roma come capellano del Policlinico Universitario Tor Vergata ed è il nuovo direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI. Lasciamo la parola. Ma, il programma che abbiamo svolto, che abbiamo ascoltato, parla di conclusioni. Io non mi permetto nemmeno di utilizzare questo termine, nel senso che la vastità del contenuti che abbiamo ascoltato hanno portato tante suggestioni che non sono da chiudere, ma tutte devono rimanere aperte alla nostra riflessione. Io, ascoltando e riflettendo su questo tema, il tempo della sapienza, il mondo degli anziani, ho ascoltato tante sfaccettature e mi è venuta in mente solo questa riflessione aggiuntiva, apprezzando un po' tutto quello che ho sentito. Mi sembra di scorgere tante volte, più che un problema, una confusione generazionale. Cioè, vedo tante volte gli anziani che scimmiottano un po' i giovani perché non rifiutano un po' la propria condizione, fanno fatica. Vedo nei giovani una sicurezza, una certezza, una solidità improbabile, insomma, quantomeno, perché si vendono come persone molto esperte. E in entrambi i casi mi suscita grande tenerezza, perché l'anziano che non accetta il passaggio degli anni diventa quasi un po' simpatico, ma anche un po' macchiettistico, e fa molta fatica a vivere la sua età nel modo in cui gli viene richiesto. Il giovane che pensa di aver raggiunto sicurezze, certezze, grande chiarezza di idee, è destinato ad infrangersi, insomma, sugli scogli della vita, quelli che necessariamente nel passare degli anni uno si trova di fronte. Allora riflettevo che dovremmo imparare tutti un pochettino a vivere la nostra età così come ce l'abbiamo di fronte, accettare e comprendere il proprio stato di vita. L'evolversi degli anni potrebbe essere una fonte di vera sapienza e saggezza, come ci suggerisce il titolo di questa sessione, perché il tempo della sapienza non è detto che sia solo degli anziani, può essere anche dei giovani, ma deve essere una sapienza incarnata nel tempo che stai vivendo. E allora dobbiamo, secondo me, ricondurre tutto ad un grande equilibrio in cui siamo chiamati, nelle diverse età, nelle diverse fasce esperienziali, nelle diverse dinamiche della vita, a vivere bene quello che stiamo vivendo. C'è un... e questo lo dico anzitutto sulla base della mia esperienza, quando mi sono ricordato che da ragazzo volevo diventare vecchio alla svelta, perché mi sembrava che i vecchi dicessero tante cose interessanti. Poi piano piano crescendo mi sono accorto che a volte sento anche tante stupidaggini, allora mi sono detto, ho scoperto che non c'è una garanzia in qualche modo nel passaggio. Ecco, allora c'è un religioso che collabora con il mio ufficio, che qualcuno conosce, che sanno che io amo stuzzicarlo un pochettino perché è molto grande di età, e a me piace chiamarlo vecchio, perché lui è proprio vecchio. Cioè, di quel vecchio bello di esperienza, di saggezza, che magari porta anche il disincanto dell'età, porta anche il disincanto di tante situazioni, però è anche carico di tanta sapienza, di tanta saggezza. E io lo consulto spesso, poi magari non faccio sempre quello che dice lui, ci mancherebbe altro, però mi piace molto perché è di quel vecchio bello che ha attraversato tante cose della vita e le sa anche raccontare. Ecco, noi abbiamo bisogno di questi, abbiamo bisogno di giovani che sappiano essere giovani, umili nella loro esperienza di vita, desiderosi di imparare, hanno il grande dono del tempo, che è la vera risorsa dell'uomo. Il tempo è quello che ti permette di realizzare i tuoi sogni, di costruire la tua vita, di poter costruire un progetto di vita e poter essere utile anche come credenti alla costruzione del regno. Dall'altra abbiamo bisogno di vecchi che magari hanno un po' meno tempo davanti rispetto ai giovani, ma quello che hanno speso può servire a tutti come norma di sapienza. Ecco, in questo incontro generazionale in cui nessuno deve scimmiottare l'altro, in cui ognuno deve recuperare il proprio ruolo,
si vuole costruire una comunione all'interno delle classi generazionali che potrebbe portare anche una nuova comunità, una nuova forma di comunità. Sto dicendo una cosa molto banale, perché in fondo le famiglie erano costruite così fino a qualche decennio fa, in cui questo passaggio generazionale era scontato, avveniva all'interno di un costrutto sociale che era tipico della famiglia, perché si conviveva. Adesso le dinamiche sociali ci hanno allontanato, dobbiamo essere capaci di ricostruirlo. Se non possiamo farlo come famiglia, nel senso di periplo familiare, di gruppo, come dire, di legame di sangue, proviamo ad immaginarlo come comunità cristiana, come comunità capace di ricollocare le diverse generazioni nel proprio ambito. Proviamo ad immaginare che le nostre parrocchie, i nostri luoghi di aggregazione possono diventare questo, il luogo di incontro e del rispetto delle generazioni, in cui ognuno porta il proprio essere, senza valutazioni, senza pregiudizi, senza precomprensioni, però si possano ricostituire gli scambi generazionali e intergenerazionali, ma nel rispetto uno degli altri. Io sono stato cresciuto sempre facendo riferimento alla mia esperienza, in cui quando stavo in parrocchia da ragazzetto il mio parroco era uno molto efficace, perché ogni tanto alzava le mani, quindi risolveva i problemi con grande... Sì, se c'era bisogno ti arrivava uno schiaffo, un scappellotto, senza grossi problemi. Però per esempio noi già a 15-16 anni, per 3 mesi l'anno, ci veniva assegnata una famiglia di anziani e una volta a settimana dovevamo andare a trovarli, ma non per sapere come stavano, dovevamo fare la spesa, pulire il bagno e pulire la cucina. Queste erano le cose, i compiti che avevamo. Avevamo 15-16 anni. Io credo che sia totalmente impensabile fare una proposta del genere, avremmo sollevazioni di popolo probabilmente da parte delle famiglie, non lo so, parlerebbero di sfruttamento del lavoro minore, non lo so, insomma qualsiasi cosa scemenza ci viene in mente oggi. Però avevamo imparato da ragazzetti ad avere grande rispetto per la fragilità degli anziani, capire che il tema di fondo non era pulire la cucina ma superare la solitudine e restituire a quella generazione quello che ci aveva dato. Io francamente spero che la Chiesa, nelle sue articolazioni diocesane e parrocchiali, sappiano svolgere questo ruolo, anche perché non lo vedrei affidabile a nessun altro. Cioè non vedo un'istanza all'interno della nostra società che possa fare questo. La scuola non lo sta più facendo sicuramente, altri scenari non li so, non li conosco. Forse le aggregazioni legali, forse il mondo dei movimenti, comunque la dimensione ecclesiale. Credo che sia uno dei compiti primari invece delle parrocchie e delle nostre comunità cristiane, perché se riusciamo a riconnettere bene le generazioni assicuriamo non solo un futuro più sereno a questi ragazzi, ma gli diamo la possibilità di nutrirsi dell'esperienza dei grandi di cui avranno sicuramente bisogno. Ecco, questo credo che sia il tempo della sapienza, il tempo in cui ogni generazione viene ricollocata nel suo ruolo primario, nella sua dimensione primaria, che i bambini facciano i bambini e abbiano libertà di essere bambini, che i giovani siano giovani con le loro ambizioni, con le loro speranze, con i loro errori, ma anche con i loro entusiasmi, e gli anziani non restino chiusi nei loro ambienti, un pochettino certe volte anche un po' astiosi verso una società che non li considera, ma tornino ad essere generosi, con capacità di incontro e di dialogo nei confronti dei giovani. Se le nostre comunità parrocchiali potessero diventare anche questo tra le tante cose che fanno, credo che tutta la società italiana ne troverebbe un grande beneficio e sarebbe un nuovo tempo della sapienza per tutti. Grazie a tutti. Un grazie, veramente, Don Massimo. Mi permetterei di aggiungere semplicemente una cosa che poi richiama un concetto che lui ha già ribadito. La ricchezza dell'umanità ha bisogno dell'incontro delle varie età, perché
ogni età porta qualcosa e ha bisogno di qualcosa. E nella misura in cui riusciamo veramente a conciliarle tra di loro, a renderle capaci di una trasmissione, un servizio reciproco di amore, certamente questo porterà una vera crescita di umanità. Ecco, qui io tocco un tema che va un po' fuori da questo, ma noi stiamo vivendo oggi, ho questa impressione, una società dove purtroppo diventa sempre più importante l'accumulo del denaro, l'efficienza in ordine alla produttività e non si guarda più invece a quella che è la realtà della persona. E la famiglia, nelle sue varie espressioni, ci porta invece proprio alla completezza e alla bellezza di una natura umana che è fragile e nello stesso tempo in tanti aspetti. E poi l'aspetto ultimo che tu toccavi, che ovviamente è per noi cristiani da portare come testimonianza verso gli altri. Il Qohelet, no? Ci porta un messaggio che ci dice: se la vita umana fosse solo questa, alla fine tutto è vanità, perché tutto finisce in una fossa e non avrebbe senso. Quello che dà il senso invece è che noi sappiamo che quello sforzo di amare, di costruire insieme il bene reciproco, in realtà costruisce una realtà che sarà eterna. E allora quello ci deve dare ovviamente una spinta, una forza ancora maggiore. Un grazie ancora a Don Massimo e noi ci ritroveremo domani alle 9:30. A voi, grazie e buona serata.